Due domande. La prima, lei ha parlato, prima ha detto che prima di arrivare a questa decisione ha chiesto anche consiglio, parere al direttore sportivo e al vicepresidente Palermo. Le volevo chiedere se ha sentito anche i calciatori, se ha passato anche l'umore dello spogliatoio. No, e l'umore dei calciatori viene in tutte le società sportive, noi non facciamo eccezione, viene filtrato dagli addetti ai lavori, dal direttore di somma, da Palermo che sta spesso con loro. Io non chiamo i calciatori per parlare di loro, della scelta di un allenatore o dell'esordio di un allenatore, altrimenti gli tolgo le mutande, gli metto il vestito e gli faccio fare l'allenatore o il presidente. Loro fanno i calciatori, l'allenatore fa l'allenatore e vengono sentiti sulle materie di specifica competenza. Questa è una competenza del presidente supportato dalle persone dello staff. L'altra domanda? Sì, un chiarimento sugli obiettivi iniziali del campionato, perché io ricordo che Frini a inizio campionato diceva che l'obiettivo per questa stagione non era la promozione in Serie B, ma era cercare di costruire una squadra dall'età media relativamente giovane in grado poi di poter lottare il prossimo anno per la promozione diretta in Serie B. Erano questi anche gli obiettivi della società oppure erano diversi? Io ho parlato poco, ma qualcosa l'ho detto. No? Io non prendo una rosa di due terzi di calciatore di età fra i 26 e i 28 anni con campionati vinti alle spalle e che costa il triplo e il quadruplo delle altre rose per impostare una squadra. Il giorno in cui penserò di fare una cosa del genere, lei vedrà in campo calciatori tra 21 e 22 anni che avrà un allenatore con un contratto triennale e ci sarà un progetto di questo tipo. Quando un allenatore ha un anno di contratto, come lo tiene Brini, e i calciatori sono il capocannoniere della passata stagione, i centrali della passata stagione che vincono, e elementi come Alfageme, Eusebi, non penso che si parte. Si parte per partecipare a un campionato e farlo a grande livello. Vincerlo, quello ha bisogno di qualcosa in più che solo la buona volontà e comprare calciatori, altrimenti con i calciatori che ho portato io a Benevento, perché qualcuno ricorda sempre gli allenatori che sono andati via, qualcuno dovrebbe ricordare che io ho portato 115 calciatori a Benevento e quindi il blasone del Benevento da questo punto di vista è cominciato da quando ci sto io. Prima non è che sia un blasone del genere, questo per precisarlo. I 110 calciatori che ho portato io, attualmente, molti di loro, sono ai primi posti nelle classifiche di rendimento, di cannonieri, eccetera, e non credo che sia successa la stessa cosa con gli articoli che parlavano di loro. Perché gli stessi articoli che parlavano di quei calciatori, oggi, dovrebbero ricordare a un presidente che li comprava perché gli allenatori esonerati, questo per ricordarlo a chi parla di allenatori esonerati, non hanno fatto rendere Marchi in Serie B che sta facendo un capocannoniere, hanno detto che Castaldo non era più un calciatore, che Evago bisognava buttarlo via, che Altinier, che è quello che a Benevento ha avuto la media gol più alti di tutti, pur non giocando, non era un cannoniere, e così andando avanti. I dei rigori, l'altro argentino, non mi ricordo più come era, Segas, era l'ubriacone di Ducci. Queste cose ve le vorrei ricordare su calciatori che questa società ha preso, che il pubblico nella sua massa o comunque la critica ha messo al bando. Non parliamo dell'ultimo anno quando sono andati via i Clemente, gli Evago, perché contestati, e Clemente è ancora oggi il capocannoniere della storia del Benevento, è andato a Perugia a vincere un altro campionato pure Clemente. Ci deve essere qualche altra cosa, non può essere il presidente. Perché se il presidente avesse comprato dei calciatori, li avesse messi come si dovrebbe fare, nelle mani di un allenatore, e dire questi sono e questi devi allenare, io sarei il primo a dire avete ragione. Ma visto che quelli che abbiamo preso, io li ho sempre presi d'accordo con i calciatori, io ho il torto di pagarli, cioè i pigli e pago. Poi li do agli allenatori famosi, che vincono in altre zone, forse, perché forse qualcuno di quelli che voi ricordate che ha vinto, non mi ricordo io. No, una volta passato da Benevento hanno perso l'abitudine alla vittoria. No, Benevento hanno vinto manca Benevento. Ma voglio dire, gli allenatori, i calciatori invece sì. Mi viene il dubbio qualche volta che forse i calciatori andavano bene e che forse l'allenatore meritava di essere esonerato. A me vengono dubbi di sì. Che non mi ricordo uno che io mai, Camplone, per la verità.
è andato in B, in Reggio si è arrivato 15. Quindi se vi volete sfiziare gli altri 14, qualcuno che fa l'elenco, tipo Rossetto, facesse a misura uno che non è mai venuto, ha gestionato pure a quello, dico, probabilmente va bene. No, ma capita, fa un elenco lungo. Poi vorrei dire che 15 calciatori in 9 anni, quasi 10, sono la media di uno all'anno, quindi molto più alta di quella di presidenti di successo come Zamparini, come altri, che fanno 2 o 3 all'anno. Quello dei Grosseto mi pare che in un anno ne sono andato 4. Io uno all'anno lo posso permettere, sì, specialmente quando penso che non vada più bene, no? Immagino di sì. Cellino. Oh? Cellino a Cagliari, quando sono a Cagliari. Cellino. Presidente, tornando a mister Primi, durante la stagione, quando non è piaciuta la mentalità un po' troppo di Lucia D'Aria? Quando ho cominciato a perdere. Fino a quando vincevo andava bene tutto, potevo mettere pure i calciatori al contrario. Il problema è che la tua teoria, come dicevo prima al collega, è la tua teoria, perché non c'è il sistema chiuso, ma è un sistema quasi filosofico. Io non posso dire che Dio non esiste, perché nessuno di quelli che è andato di là è tornato e ha detto non è vero. E quella è l'unica cosa sulla quale abbiamo la certezza. Vendiamo le figurine, i santi, le madonne, li paghiamo, li pagammo pure, e nessuno ha mai reclamato che non ha avuto quello che gli hanno promesso, o paradiso, l'inferno e il purgatorio. Il calcio sì, succede. Io non mi intrometto mai negli allenatori. Per me va bene qualunque cosa. Io faccio un discorso agli allenatori. Questo è il rettangolo di gioco. Vedete, adesso lo sentono pure loro che è la prima volta. Quando si passa la linea bianca, voi comandate tutto. Quando si sta da quest'altra parte, comando io. Ma nel campo di gioco non mi sono mai permesso di indicare un calciatore, un modulo o altro, perché tra l'altro non ne ho conoscenza, quindi non mi interessa parlare di cose dove gli altri ne sanno più di me, perché faccio una brutta figura. Io ho questo cattivo vizio, quando una cosa nata ce non parlo, così evito di fare brutte figure. Possiamo. Volete? Presidente, posso? Sì, e forse perché da tanto tempo che non parlavamo. Facendo un commento locale, quello che è accaduto di Ministro, paradossalmente la discesa nelle prestazioni del Fatto solo il momento massimo delle polemiche relative alla Salernitana, alle partite che insomma sembrava, perlomeno sono le voci che girano, che venivano condotte in un certo modo, non è che questo è diventato un boomerang che si è tornato indietro e ha fatto del male solo a noi. Io ho parlato con i calciatori stamattina e gli ho detto la stessa cosa, perché è da quel momento che è successo questo, e ho detto che non si può parlare di un campionato compromesso o altro, perché da tesserati e da uomini civili, se avessimo delle prove di cose del genere, avremmo il dovere di denunciarle. Dal pettegolezzo fatto nello spogliatoio, oppure dallo spogliatoio o su qualche organo di stampa che si è divertito non a dire cose del genere, ma così sono venute fuori delle chiacchiere. E io ho spiegato ai calciatori, ma pensate veramente che qualcuno si sia pigliato alla briga di comprare partite per farvi perdere il campionato? Allora hanno comprato anche le nostre, perché noi eravamo 4 punti avanti. Se noi, perché io immagino che il Benevento le partite non se le è venduto, tranne questo signore che lo ha scritto, se non avessimo perso le noi le partite, gli altri potevano comprarsele tutte, tranne che le nostre. Hanno dato qualche incentivo alle squadre che giocano contro di noi, questa è un'altra delle teorie che parla. Ma perché se uno piglia i soldi da asino diventa cavallo? E sembra asino rimane. Quindi quando avessero pagato una delle squadre che giocava contro di noi, possono averle stimolate un poco in più. Ma se era una squadra inferiore, lo era, sia che aveva i soldi sia che non aveva i soldi. Io ho sempre detto che noi non dobbiamo né fare accuse né parlare di cose di questo genere, perché non è un problema nostro, ci sa una federazione, ci sono delle persone che vanno sui campi per fare indagini, c'è gente che raccoglie testimonianze e dovrebbe fare il proprio lavoro. Se siamo più bravi noi, portiamo le prove di quello che diciamo e ci sapremo far sentire. Se dobbiamo fare zitto zitto in nome del Catering, De Filippo ha fatto tanti che belli commedi, cioè i munichelli napoletani ci rallegriamo. Però è probabile che questo sia stato un po' destabilizzante ed è una cosa che mi meraviglia molto, perché siamo di fronte a dei professionisti che tengono campionati alle spalle
E l'anno scorso io ricordo che fino a poche partite dalla fine si diceva che l'avrebbe vinto il Lecce il campionato. Perugia fece un casino di polemiche, Frosinone un casino di polemiche, alla fine vinse il Perugia, vinse il Frosinone e il Lecce fu eliminato. L'anno prima si diceva che lo vinceva il Lecce e Brini con il Carpi andò a Lecce a vincere una partita e venne quella rivoluzione, mangiare lo stadio. Quindi la prova di una partita venduta che ha fatto perdere il campionato l'abbiamo avuto solo noi, che modestamente siamo sempre al primo posto in queste cose, con la partita del Gallipoli e dei Barcianisi, e quella è una prova vera. Io ho detto a chi di dovere che a fronte di una cosa del genere dovrebbero darci la Serie B ad honorem, perché l'avevamo già conquistata. Hanno detto che non si può fare. Io ho detto sì, ma hanno detto che non si poteva fare. E la dovete conquistare sul campo. E noi stiamo dopo il campo di calcio per vedere di farlo. Prego, prego. Se avete finito, facciamo parlare un poco gli allenatori, che già non sono grossi oratori. O naturalmente il direttore, quindi io esco. A me volevi chiedere? No. Ah. Allora, intanto per chiudere il capitolo prima e poi una rivolta ai nuovi allenatori. Lei prima ha parlato di un esonero tecnico. Quando è iniziato a vacillare un po', ecco, questa teoria che forse con Brini si era rotto qualcosa dal punto di vista tecnico, se dopo Lecce, se dopo la sconfitta di Matera, e soprattutto alla luce di quanto accaduto a Lecce e alla luce del risultato che c'è stato a Castellammare, si è pentito di non averlo fatto prima? Questo per quanto riguarda Brini. Ma il risultato di Castellammare non era con Lecce, era rapportato a Matera. Alla luce del risultato a Castellammare, se il pensiero di non aver esonerato Brini prima, magari dopo Lecce, visto che il campionato si poteva riaprire a Matera. Ma io non mi pento mai delle cose che faccio prima e di quelle che non faccio, perché credo che l'analisi storica di un fatto vada inquadrato nel momento in cui lo fai. E quindi non penso che se esoneravo Brini prima del Lecce o dopo il Lecce cambiava la storia del Benevento, perché allora ritenevo che ci fossero i margini per gestire questa situazione. L'idea che Brini potesse non essere l'allenatore giusto in questo momento non è che è apparso come la cometa di Natale all'orizzonte improvvisamente. È stato oggetto di una riflessione su quello che è stato la progressiva marcia verso alcuni impegni importanti e verso un finale di campionato che ci ha visto perdere il passo rispetto agli altri concorrenti. Le spiegazioni non date a me, perché io non le ho mai chieste, ma ascoltate nelle conferenze e discusse, vi dirò che in questi due mesi, Salvatore, se dico una fesseria libera, noi abbiamo discusso con Brini una volta sola, è così, una sola volta, qualche mese fa, un mese e mezzo fa, e io gli chiesi ragioni rispetto all'involuzione che stava avendo la squadra. Mi furono date delle risposte che sono molto simili a quelle che ha dato in televisione e che io non ho giudicato, ho solo recepito. Quando ho visto che quelle risposte venivano ripetute per gli episodi che avvenivano dopo, ho pensato, che non è che ne sia sicuro, che la metodologia dell'uomo solo al comando per questo finale di campionato, dove io credo che bisogna ritornare al calcio col sorriso, cioè con la voglia di allenarsi, e che era un po' sparita da questo campo di padulli, non poteva vedere come interprete il nostro allenatore. E quindi, ripeto, con grande senso di umiltà e anche con grande rispetto, ho pensato che se dopo tre mesi di inverno arriva la primavera e questo l'ha fatto il Padre Eterno, c'è da stare qualche motivo. Bisogna cambiare le stagioni. Non ho finito, ora faccio poesia. La domanda
domanda riguarda più che altro ecco, la scelta di nuovi allenatori. Io ricordo che una volta lei disse che era molto contento di questa vicinanza del settore giovanile con la prima squadra. Al di là della stima, chiaramente c'è. Quanto è influito la conoscenza che questi ragazzi hanno dei giocatori, sia come uomini ma anche come caratteristiche, visto che hanno sempre seguito le partite del Benevento, tutte rispetto magari a un tecnico nuovo e più del 50%, sicuramente, perché sia Cinelli sia Landaida, un po' meno Landaida, ma Cinelli ha seguito allenamenti, ha seguito partite, ha fatto trasferte. Vi dirò che 5 minuti dopo che erano in campo Cinelli chiamava tutti per nome, non in tono confidenziale, perché se qualcuno teme che questi due ai miei fianchi siano poi troppo amici e quindi magari non riescono a fare il sergente di ferro, perdesse questa abitudine, perché i due che sono a fianco sono due di quelle persone più umili e più trasparenti possibili, ma quando stanno in campo, prima da calciatori e oggi da allenatori, fanno gli allenatori e sanno che è il loro compito, ma lo fanno perché lo tengono dentro, non gliel'ho fatto io. Io vorrei ricordare a qualcuno la carriera di Cinelli come calciatore, che era il simbolo, ogni tanto lui scherza, dice: se non avessi avuto la volontà che ho avuto io il calciatore non lo potevo fare, che tutto sotto tanto io un calciatore. È una sua espressione, sì, ce sì, la ripeto. Sì. Quella dell'indiano da quest'altra parte, e vorrei ricordare a qualcuno che questo ragazzo sta fatto una quindicina di anni di Serie A fra Uruguay, Paraguay, Argentina, giocando nello stadio di River Plate, non solo nel Ciro Vigorito, e un po' di esperienza ce l'ha. Poi la sapranno portare sul campo? Io penso di sì, perché penso che gente che ama come loro il Benevento, per mille ragioni, non ne avremmo trovate. Gente che conosceva questi calciatori come li conoscono loro, non li avremmo trovati. Gente che non mi hanno manco chiesto se hanno un aumento di stipendio, perché già sapete che avete detto di no, però non mi hanno chiesto. Invece di sedersi con me a fare una lunga trattativa per dire ma io poi di no l'anno prossimo, eccetera, sono due persone che hanno visto una situazione e hanno detto perdiamo la faccia tutti insieme o guadagniamo qualcosa tutti insieme. E io credo che un migliore inizio non ci potesse essere oltre questo, ed è la mia personale convinzione. Io i viaggi li faccio non con gli amici con i quali non mi vedo da un anno, io li faccio con le persone, anzi, però li faccio da solo, ma proprio se deve venire qualcuno devo sapere che è uno che non parla, che se dorme con me in un russo, che si fa la doccia tutte le mattine e che non mi chiede una cosa di solito. Se invece ha queste prerogative è meglio che viaggiamo da soli. Volevo chiedere, sulla base di dichiarazioni che lei diceva di prima, che non convincevano nei vari dopo gara, ma realmente lei ha avvertito che c'è stava, se ipoteticamente c'è stato uno scollamento tra squadra e Brini? Realmente lei lo avvertiva? O erano solo sensazioni? Quindi non c'era una certezza, certamente, forse magari non poteva, tranne qualche calciatore, magari non glielo veniva riferito magari. Pozzelli, se lei mi chiede se lo avvertiva o se è una sensazione, le dico che è la stessa cosa. Avvertire è una sensazione, sensazione significa avvertire. Sì, sì. Io non avevo più la serenità, o perlomeno non ero più convinto di una comunione di intenti e di una convinzione, non di arrivare, ma di una convinzione che quel modo poteva essere quello vincente. Era più di qualche settimana, non è che io avvertivo nelle dichiarazioni di Brini uno scollamento con la squadra, le dichiarazioni di Brini sono ufficiali, se qualcuno le avesse ascoltate avrebbe avuto dei pensieri. Io non credo che Brini abbia cambiato atteggiamento con la squadra, io credo che per la personalità di Brini e le convinzioni di Brini, le vittorie mantengono molto unita la squadra. Quando si perde, quel modo di condurre non è, secondo me, sufficiente per tenere insieme tutti quanti. Questa è la sensazione. Non è che Brini è cambiato. Brini era uguale. Io credo che non cambierà mai. È un uomo di un pezzo, con quelle convinzioni, che applica le sue teorie. E il problema è che
Io credo che le teorie matematiche abbiano sicuramente un grande grado di precisione. Le teorie del calcio, che tutto sono tranne che matematiche, pur essendo un gioco geometrico, ma che si appoggiano anche su una interpretazione del rapporto umano, della compartecipazione di tutti a un progetto, io non credo che siano infallibili come quelle della matematica o della fisica. Per cui nel momento in cui viene meno il risultato della tua teoria, o trovi a uno che ti è nata teoria o ti rassegni a seguire quella fino in fondo. Noi non abbiamo voluto rassegnarci, perciò siamo qua. Dopo, appena nessuno la fa più a me, perché altrimenti confondiamo le cose. Mi stava facendo segno. Le faccio i complimenti prima di tutto per la chiarezza e per la serenità che sta trasmettendo in questi momenti, perché è importante. Tra le altre cose, ha ricordato, e lo abbiamo fatto anche noi più volte, questa è la seconda volta che parlo, è sempre in momenti difficili, quindi bisogna apprezzare questa situazione. La collega Lardello, praticamente, mi ha bruciato la domanda, perché io volevo proprio ricordare... Ma non c'era messo d'accordo. No, volevo ricordare che qualche anno fa, mi sono spenti anche, ma anche nelle dichiarazioni, ricordava che forse l'unico rimpianto, tra virgolette, che lei ha detto di non avere è stato quello relativo alle sopra di Calderisi, con la Ricorre Vestabia, quando ci fu il... E quindi praticamente in quel momento là dice forse, però col senno di poi non si può dire, lasciando stare il discorso di Paoloni, non lo feci, però può darsi che poteva servire in quel momento. E ho fatto quindi, esperienza beh, anche di questo, ha ragione, ho pensato anche a quello, per la verità. Proprio perché lei giustamente ricorda sempre che noi non siamo tutti pagati a solo il propaganda, quindi lo diciamo, ma Vigorito non ci vuole andare in Serie B. Questa è la quasino della la faccio questa qua, perché è come se volessi fornirne un assist. Allora anche la avrà sentito anche lei, no? Ma lo dico, quante volte in questi anni abbiamo giocato. C'è stato anche un signore di cui non ricordo il nome, ma io non leggo più. Una volta leggevo molto i siti, le cose, eccetera. Adesso sinceramente lo faccio di meno. Per quanto riguarda la serenità, io ci tengo a dire che io sono molto convinto di questa scelta e ne sono così convinto da assumermene la responsabilità, sempre insieme ai miei collaboratori, ma come decisione finale sono io il responsabile di questa scelta. Sono sereno perché sono convinto che non potevo fare meglio, io, un altro a posto mio sì, io meglio di questo non lo sapevo fare. C'è una piccola... problema, che io ho un grande rispetto per la tifoseria, per la città, per la stampa. Non mi sento socio né della tifoseria, né della città e né della stampa, ma ho un grande rispetto, ci mancherebbe altro. E non è che se avevo un'assemblea popolare avrei ascoltato tutti, perché era giusto che ognuno mi dicesse il proprio pensiero. Poi ho scoperto da queste affermazioni che lei ha ripetuto, che mi fa piacere che ha ripetuto, che in realtà c'erano circa 60.000 persone che sapevano cosa fare in questa occasione, che l'unico che non lo sa sono io e l'unico che lo può fare sono io. Non mi vorrei sentire, io non l'ho fatto. E allora ho dovuto farmi carico di questa responsabilità. Del resto, se qualcuno scrive ancora oggi, c'è una cosa molto grave, dopo 8 anni di gestione dell'avvocato Vigorito, e io sono un burattinaio e voi siete i miei burattini, e che io non voglio andare in Serie B, dovrebbe solo usarmi la cortesia, perché fino a questo punto, vede, io non posso nemmeno fare nulla, non posso né quelle là, non posso fare niente. Dovrebbe scrivere perché io da 9 anni spendo milioni di euro, perché io quest'anno ho speso milioni di euro e poi decido improvvisamente a 3 giornate dalla fine di non voler andare in Serie B. C'è qualcuno che ha avuto il coraggio, perché ci vuole veramente coraggio, di scrivere che io mi sono venduto alla partita di Salerno. Allora, per essere proprio chiari, no? Lotito avrebbe dovuto vendersi l'Olimpico per pagare a me la partita di Salerno. Lotito o chiunque altro, a mattino ho chiesto ai miei calciatori se qualcuno di loro si era venduto la partita a Salerno.
cioè, avessero confuso, perché qualche anno fa qualcuno disse che io giocavo d'azzardo, quando arrestarono Paoloni, e disse che anche io giocavo, perché io ero entrato in albergo dove stavano facendo una partita e dissi: ma mica state giocando. Questa frase fu riportata alla Gazzetta dello Sport, poi da me querelata, perché disse che io giocavo scommessa. Io non sapevo come svanno i bolletti. Non vorrei che qualcuno avesse confuso il nome di chi è abituato a vendersi o a comprare partite con il nome del sottoscritto. Perché io, sinceramente, spendere 1 milione per fare la squadra e incassare 50.000 euro per vendere una partita, insomma, non credo di essere stato così negli anni riconosciuto imbecille nel mondo degli affari. Se uno dice che gli faccio 50.000 euro la squadra, quindi con i vari ragazzini dei quartieri di Benevento, di Napoli, e poi mi faccio da 1 milione per la partita, non lo farei, ma potrebbe avere una logica. Fare il contrario, spendere 10 per incassare 100, è una cosa che fa sorridere. Insomma. Quindi Vigorito in Serie B ci vuole andare più degli altri, e ci prova più degli altri, perché guarda caso, quando poi tutti si perdono, io sono sempre là. Presidente, interrompiamo questo discorso, che è particolarmente antipatico, e ho risposto pure ad altre persone, diciamo del popolino, che dicevano le stesse cose con le stesse parole che lei ha usato. Cioè? Il presidente che spende tot soldi per allestire ogni anno una formazione degna del blasone del Benevento, non può assolutamente esporsi. Non ha logica, nemmeno la disonestà ha logica. Lasciamo perdere questo cosa che per me è particolarmente antipatico. Volevo partire soltanto come premessa da quello che lei ha detto poco fa, cioè che il calcio non è una scienza esatta, non è matematica, per cui si può prestare a 1000 interpretazioni e a 1000 imprevisti. Quello di cui non abbiamo ancora parlato stasera sono le aspettative sue legate ancora a questo torneo. Perché siamo in una posizione di classifica equidistante sia dalla Salernitana che dalla Juventus. Il campionato ancora non è perso, se è perso, diciamo, per la strada principale c'è anche la porta secondaria. Quindi lei che cosa si aspetta da questo torneo? Io penso di vincerlo, non è che mi aspetto poco, io penso di vincerlo, altrimenti non avrei chiesto a due persone che stimo di metterci la faccia e di venirsi a bruciare insieme a me. La risposta è questa, è esattamente il contrario di quello che si pensa. Se io pensassi di vincere il campionato pigliando Benitez dal Napoli, andrei a pigliare Benitez al Napoli. Io credo che con l'andata, con Cinelli, con la collaborazione a 360 gradi di tutti e dei calciatori che oggi mi pare che abbiano capito l'indirizzo, io credo che noi lo vinceremo questo campionato. Se qualcuno non si tira indietro e comincia a remare contro. E se qualcuno rema contro dovrà scegliersi un'altra barca, perché questa barca posto per i rematori contro non ci sta, tanto posto a sedere, perché quelli che devono remare, quelli all'impiedi che vanno in crociera, ci sta la costa crociera, che ogni tanto insomma, affondano poco, quindi è la cosa migliore. Penso di vincere il campionato, io penso, mi aspetto e voglio vincere questo campionato. Un'ultima domanda, come si divideranno i compiti di tuo allenatore? Questo lo chiedete a loro, loro si sono incontrati, si sono sentiti, si sono incontrati stamattina e si sono fatti una chiacchierata. Se vuole saperlo io non lo so. Non lo so. Chiedete loro. Le attribuzioni formali. Attribuzioni formali è stata chiesta la deroga in federazione per Cinelli come primo allenatore e per l'Andaito come secondo allenatore. Come poi collaboreranno tra di loro, ve lo diranno loro. E nei modi che è giusto che sappiate.